Una donna di 30 anni che stava percorrendo in auto la via Napoleona in uscita dalla città ha perso il controllo della macchina ed è uscita di strada in prossimità del curvone. Fortunatamente l'automobilista non sarebbe in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto attorno alle 14 e la causa è ancora in fase di accertamento. La donna era alla guida di una Peugeot e nell'incidente non risultano altri veicoli coinvolti. La trentenne, dopo aver perso il controllo della macchina, avrebbe urtato il marciapiede e sarebbe poi andata a sbattere contro il muro. Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra, oltre ai vigili del fuoco, che hanno liberato la donna rimasta incastrata nella macchina. La trentenne è stata trasportata all'ospedale di Cantù, ma avrebbe fortunatamente riportato solo ferite lievi. In via Napoleona, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como, che dovranno accertare le cause dell'incidente. Solo pochi giorni fa, dopo un gravissimo schianto tra due auto con feriti in gravissime condizioni, si è nuovamente riacceso il dibattito sulla sicurezza della Napoleona, teatro di frequenti scontri, soprattutto all'altezza del curvone e spesso causati dall'eccessiva velocità. Dai primi accertamenti, la velocità non sarebbe però la causa dell'incidente di oggi.